Intanto, prima di rivolgere un augurio pasquale a tutta la nostra comunità, sento nel cuore il desiderio di ringraziare tutti gli operatori della comunicazione che sono qui adesso presenti e li ringrazio di cuore per la loro disponibilità. Devo dire che uno dei segni belli del nostro territorio, della nostra diocesi, è proprio questa disponibilità, questa fiducia, questo cuore aperto che abbiamo negli operatori della comunicazione. È uno dei segni della bellezza del nostro territorio che porto nel cuore con grande gratitudine. Carissimi fratelli e sorelle, pur nelle difficoltà che viviamo in questo tempo, mi riferisco alla guerra, mi riferisco al terrorismo, mi riferisco ai problemi del lavoro che sempre attanagliano il nostro territorio e tante nostre famiglie, pur in questo tempo appesantito da problemi e da preoccupazioni, invito tutti a celebrare, a vivere il mistero pasquale, animati da una fede chiara, da una speranza capace di guardare con coraggio al futuro e dall'amore che fa fiorire tutta la vicenda umana e spalanca un orizzonte di futuro pieno. Vivere nella fede e la ricorrenza pasquale significa scoprire o riscoprire la forza prorompente del mistero pasquale di Gesù. Cristo, che con l'incarnazione si è inserito nel gemito del mondo che attendeva una vera liberazione, e poi nella kenosi della croce ha compiuto il passaggio decisivo verso il futuro che il mondo non possedeva. La risurrezione di Cristo è una vera e propria nuova creazione, un evento che apre un futuro nuovo per gli uomini e per l'intero universo. Tale futuro, dischiuso in una forma ormai definitiva, rimane certamente ancora per molti aspetti velato, tuttavia con la sua forza innovativa indica una direzione di pienezza nuova per il cosmo intero. La leva capace di dare una spinta innovativa e piena di vita al mondo è la risurrezione di Cristo, che è l'evento decisivo della storia della salvezza, perché attraverso di esso Dio porta a compimento pieno e a una definitiva maturazione tutta la storia umana. Tutta la vicenda umana, tutta l'esperienza degli uomini e delle donne, sia dal punto di vista ontologico che esistenziale, trova il suo compimento pieno in Gesù Cristo, che è il vero respiro della storia, la pienezza e il futuro dell'uomo. Fratelli e sorelle, la Pasqua e più ampiamente il tempo pasquale costituiscono una splendida occasione per riscoprire questo principio cristologico, che diventa un orizzonte ermeneutico per leggere le nostre vite, la vita delle nostre famiglie e della nostra comunità. Nella leggendo la storia della nostra comunità, nella luce del principio cristologico, mi permetto di segnalare positivamente alcuni segni pasquali presenti e visibili nel nostro territorio. Con un po' di pazienza sono 10 segni di speranza e di luce pasquale che ho provato a mettere insieme. Innanzitutto c'è un segno pasquale nella natura che ci circonda. Vi è un'esplosione di vita dopo la morte invernale. Camminando dentro le nostre stupende campagne, vi è una natura lussuosa. Forse voi vi siete abituati a vedere così il vostro, ma io no, e non vi nascondo che molte volte ho difficoltà pure a guidare, per quanto sono attratto dalle bellezze del nostro territorio. Tutta la natura torna a vivere in pienezza. Anche la natura ci insegna che la morte genera la vita. Lo vediamo ogni anno nel miracolo del seme che muore nella terra per generare vita nuova.
Ci sono segni pasquali anche nelle nostre nuove generazioni. Vi sono bagliori di luce pasquale che si vedono nella fame e nella sete di pace, che si coltiva nei cuori dei nostri bambini e dei nostri giovani. Durante la visita pastorale sto avendo la gioia di incontrare praticamente tutte le scuole del nostro territorio. Ascolto bambini e giovani e ho attesto il loro desiderio di pace e di solidarietà. Questi nostri figli, nonostante l'eredità pesante che noi abbiamo lasciato, quella della violenza, della cainità, della ferocia, questi nostri figli si accorgono che questo modo di essere al mondo non può riempire di senso le loro vite. Attendono un futuro diverso, fatto di comunione, di perdono, di solidarietà. Un terzo segno pasquale, molto forte, lo trovo nella fede semplice della nostra gente. Nella visita pastorale torno a casa sempre molto edificato dalla testimonianza che trovo. Ho trovato persone abramitiche che hanno costruito la loro vita all'interno di un orizzonte, di una cosmovisione nella quale il riferimento a Cristo rappresenta il fondamento di tutto, del presente vissuto nella fiducia e del futuro dominato dalla luce del risorto. Tra queste persone un posto speciale va riservato ai malati, i nostri malati. Sono spesso maestri e testimoni di speranza, perché vivono le loro condizioni drammatiche aggrappati alla fede, alla speranza e all'amore. Un altro segno pasquale importante lo trovo nel cammino sinodale, cammino nel quale è impegnata attivamente anche la nostra Chiesa. All'interno di questo cammino più volte sta emergendo il desiderio di una Chiesa più vicina alla volontà del Signore, più in sintonia con la logica del mistero pasquale, una comunità più sobria, più evangelica, più capace di essere un segno di Gesù risorto, insomma una Chiesa più pasquale. Un quinto segno un segno pasquale lo trovo nei germi di ribellione nei confronti delle logiche mafiose che si vanno diffondendo nel nostro territorio, nelle nostre terre, nelle quali per paura tante persone oneste e laboriose hanno per secoli taciuto e sopportato le angherie delle reti mafiose. Finalmente vi sono uomini e donne pieni di coraggio che hanno denunciato ribellandosi alla politica del pizzo e del terrore. Io sono fiero di avere dentro la mia comunità persone così, così piene di coraggio, di parresia e di profezia. Un altro segno pasquale, il sesto, è quello del restauro della cattedrale, ne abbiamo prima parlato. La cattedrale è il segno visibile del mistero di Cristo e della Chiesa. La cattedrale è segno della comunità cristiana. Essa è la casa della comunità, la Domus Ecclesiae, la casa della Chiesa diocesana. Al di là degli aspetti materiali, il restauro della cattedrale ha una valenza simbolica importante. Nel cambiamento d'epoca che stiamo vivendo, il restauro strutturale della Chiesa Madre di tutte le Chiese della Diocesi rimanda all'esigenza di un restauro spirituale profondo che possa consentire alla nostra comunità di rimanere un segno di Gesù risorto in mezzo alla storia. Se restaurassimo la cattedrale, ma non restaurassimo le nostre chiese, le nostre comunità, non servirebbe praticamente a nulla. E come l'intervento del restauro dovrà essere coraggioso e quindi dovrà essere capace di mettere mano alle strutture, alle colonne, al tetto. Così sappiamo che la nostra Chiesa deve mettere mano a un ripensamento di tutte le sue strutture per rimanere in linea col Vangelo
e con le aspettative degli uomini e delle donne del nostro tempo. Un altro segno importante pasquale, il settimo, è la collaborazione missionaria che si sta realizzando tra la nostra Chiesa e le altre Chiese. Solo un piccolo segnale di questo è sicuramente la collaborazione con una Chiesa particolare della Corea. Nella luce pasquale della fraternità universale che lega i credenti e le Chiese, ho la gioia di annunciare che un gruppo di sacerdoti da una diocesi della Corea del Sud verranno nella nostra diocesi per offrire il loro servizio alla missione della Chiesa nel nostro territorio. Questa iniziativa porta al suo interno il dono dello Spirito che è risorto ha alitato nella Chiesa per spingerla alla missione. Già uno di loro si trova in Perugia, dove sta studiando italiano prima di venire qui. A regime dovrebbero essere 3 o 4 presbiteri coreani che si metteranno per anni a servizio della nostra comunità. Un altro segno pasquale è la crescita che si riscontra nelle nostre comunità di sensibilità nei confronti dei migranti e dei rifugiati. Paradossalmente proprio il dramma di Cutro ci ha aiutati a crescere e mi rendo conto che un segno pasquale è la crescita della consapevolezza del valore sacro della vita di ogni essere umano e della necessità che si promuova una cultura dell'accoglienza. Nel nostro territorio si sono moltiplicate le iniziative di riflessione, di discernimento su questo tema. Iniziative che sicuramente faranno crescere quell'accoglienza che appartiene quasi geneticamente al patrimonio della nostra gente. Un nono segno pasquale che vedo nel nostro territorio è nel desiderio di rinnovamento, di rinascita di tante persone che hanno sbagliato, ma vivono dopo aver capito la gravità degli errori e vogliono avere una seconda opportunità, vogliono risorgere. Un piccolo esempio di questo l'ho incontrato proprio oggi nel carcere. Visitando il nostro carcere, ho incontrato tanti giovani, uomini e adulti che mi hanno detto chiaramente di aver sbagliato e di avere nel cuore il desiderio di rinascere e di cominciare in un'esistenza nuova. A noi la responsabilità di creare le condizioni perché questi desideri di rinascita diventino concreti. Il decimo segno di luce pasquale nel nostro territorio è la vivacità vocazionale della nostra Chiesa particolare. In questi anni ho visto con gioia aumentare il numero dei seminaristi. Noi abbiamo 8 studenti di teologia. Per questi tempi, in una diocesi come la nostra, è veramente un numero importante. Io benedico il Signore per questo. Però il nostro territorio è una fucina di vocazioni. Vescovi, religiose, presbiteri che sono a servizio della Santa Sede, presbiteri missionari, presbiteri a servizio del movimento neocatecumenale, presbiteri che lavorano, insomma, pur tra tante difficoltà, la nostra Chiesa, il nostro territorio, con gioia ha distribuito, è stato un bacino di vocazione, molto bello. Giorno 21 prossimo, per esempio, una bellissima ragazza di Casabona farà i voti perpetui come Clarissa nella comunità di Gubbio. È un piccolo segno questo, ma un segno importante questo. Quindi io benedico il Signore perché avremo pure tanti problemi nella nostra Chiesa particolare, tante difficoltà, però il Signore continua a bussare alle porte dei nostri giovani e molti con gioia rispondono a questo. E questo è un segno importante. Perché ho voluto fare questo esercizio? Perché a me spetta, io devo essere dentro questo territorio un baluardo di speranza, avverto questa missione che il Signore mi ha dato. E quindi devo cercare di
pur in mezzo a tante ombre, a tante nubi, trovare le luci e farle conoscere, farle diffondere. Questi 10 segnali di luce pasquale non sono gli unici, ma sono in qualche modo anche un esempio di un discernimento che non punta solamente a vedere le cose fallimentari, ma a vedere anche le cose buone che permettono di accendere la speranza e di farci, di metterci in gioco con le mani, con la mente, con il cuore per costruire un futuro diverso. Dunque io invito nella Pasqua a intravedere le luci pasquali che brillano nelle nostre case, nei nostri quartieri, nelle nostre comunità. Alcune le ho individuate io. Aiutatemi a trovare le tracce del passaggio di Gesù risorto dentro le nostre comunità. Potrebbe essere proprio questo l'esercizio pasquale per la nostra comunità in questo tempo. Con occhi pieni di speranza intravedere le luci pasquali e le orme luminose del passaggio di Gesù risorto dentro le nostre vite. Ci aiuti la risurrezione di Gesù, che ci ha dato il diritto a sperare, a trovare le energie per mantenere il bene che abbiamo e per mettere a tema del nostro cammino le mete di crescita e di miglioramento che renderanno più dignitoso il nostro territorio e più belle anche le nostre comunità. Auguri di una santa Pasqua a tutti e a ciascuno di voi.